No, non ci piace. Dai, che lo, solo lui vuole. Solo lui, dai, su. Dai. Guarda anche il beans. Dai, il beans. Questo, stop, stop. Ciao. Bene, carissimi amici di YouTube, buongiorno. Intanto, buon inizio scuola a tutti. Sono ancora io, Marco 103 Ita. Intanto io mi comincio a fare delle scuse se in questo mese non ho fatto video, ma come avete visto dall'anteprima del video ero a bere, quindi ero a lavorare. E quindi chiaramente tutte le mattine mi alzavo alle 6, quindi così chiaramente. E quindi andavo a lavorare. Però non vi preoccupate, perché io ho già finito il lavoro, ho finito ieri l'altro, e adesso sono di nuovo a casa, che così cioè così almeno ricomincio a fare anche un po' di attività su YouTube, così almeno vedete. Intanto ci trasportiamo nel desktop. Ok, una volta sul desktop, bene. Allora, Oggi volevo intanto darvi buon rientro a scuola a tutti. Forse oggi non avrete fatto niente, però vi consiglio di commentare su questo video su come vi è sembrato il primo giorno di scuola. Potrebbe darsi che in alcune persone non è stato molto bello, e alcune persone dicono vai, mi è piaciuto tornare a scuola, ho rivisto i miei compagni, quindi così. Bene, io oggi volevo parlare di questa bellissima scatolina magica. Questa scatolina magica, come ben sentite, ci sono dei bigliettini. Adesso scopriamo che attività fare in questo video su YouTube. Intanto parte il countdown. Bene, sono tornato. Adesso io apro la scatolina e stago un fogliettino. Ho estratto questo fogliettino, andiamo a vedere cosa c'è scritto. Quindi facciamo: oggi giochiamo a, devo fare un gioco, giochiamo a Life of Strange 2. Quindi Valorant mi sa che oggi non ci giochiamo. Life is Strange 2 non l'ho mai portato su YouTube, infatti oggi lo porto. È una storia un po' particolare. Adesso vi faccio vedere. In poche parole vi racconto la prima parte di dove sono arrivato fino adesso. Allora, tutto è incominciato. Allora, intanto sono due fratelli, che uno ha 16 anni e uno ne ha 9. E è una storia un po' particolare perché chiaramente adesso, cioè, nel senso, è molto difficile da capire, però ci sono i sottotitoli di coda. In poche parole, adesso stanno scappando perché secondo voi stanno scappando? Perché hanno ucciso suo padre. Suo padre è morto, l'hanno ucciso. E quindi adesso devono provare a sopravvivere. E quindi adesso abbiamo aperto il gioco, andiamo dentro al salvataggio, diciamo, continua, andiamo a vedere come si fa là. Per chiamarmi per nome tutta la vita, una notte aperta, sono solo la canzone.
si sta caricando, ci vuole un po' di patate. Ah, oh, there you are, Sean. Got the key? Hey. Okay, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Adesso loro stavano camminando e sono a casa dei nonni. Of course. In cui ci rimangono. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? Quali sono le menzioni da fare? In the bathroom basket. Totally. Yeah. No problem. Thank you so much. Feel free to start tidying your stuff too. It's good for the health to keep a house clean. Definitely. Daniel, lavare i panni. And remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel! There's work for Daniel you! Daniel è il fratello di questo qua. Busy my ass! Come over here! You gotta find me first! Jeez. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete qua ci sono gli obiettivi. Esci da casa e controlli il capanno degli attrezzi. Però prima dobbiamo troviamo i panni sporchi. Secondo voi i panni sporchi dove si troveranno? In bagno. Quindi adesso andiamo a cercare dove è sto cacchio di bagno. Andiamo di qua. Poi c'è l'acquario, toilet. I get that he's sick of all this shit, but why are we? Intanto cerchiamo anche Tiff Daniel. E qua non c'è. Hey, have you seen Daniel? He's hiding somewhere. Okay, running away from chores. I can relate. Sorry, Sean, he's not in here. I swear. Yeah, well, thanks. Oh, Daniel, mi giù, intanto proviamo anche a dare di sfida. Questa è la mia camera, vi faccio vedere. Questa qua è la camera. È la mia camera. Adesso non lo vedo. Where the hell is he hiding? Ah! Tanto abbiamo trovato il bagno. Così, panni sporchi. E raccolti. Ok. Andiamo a fare la lavagna. Aspetta, dai, non è. Behind you! Yeah. Very funny. Mi hanno trovato da. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Again? We always have to clean everything. I don't wanna. Yeah, I hear you. Never mind, okay? Cool. Thanks, Sean. Bene, mentre che ho cercato il mio fratello del lavoro. Alright, let's get it over with. Abbiamo visto che abbiamo anche il batter. Dobbiamo andare a fare la lavatrice, però bisogna trovare la lavatrice, se no. Alright, time to take care of that laundry. Thanks, Claire. Gee, don't know why crooked frames stress me out like this. Discutiamo dopo.
cacchio è la lavatrice adesso? How many programs does this thing have? Okay, it will do. Boring laundry? Done. Time for fresh air. Have you ever seen any actual fish in there? Man, can you imagine watching a slasher out here? Deep in the woods, no one around. No way. Too scary. Oh, this looks cool. Too bad it's broken. All right, time to see the sun again. Whoa. Look at all these decorations. That's so cool. Careful! Sean! Oh, shit! Got you. Seriously, man. Chicken. Daniel! You ready? We can go out now. Yes! Wait for me! Lo stiamo vedendo il cappellone. Oh, man, finally! It feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Oh! Ow! Get ready for storage wars. What's wrong? Frozen shut. Of course. Sean, look! Chi sarà mai questo gattino? See what? We just got here. Are you okay? Yeah. I didn't see anything either. Okay, I just fell down into the snow. Dad says I'm kind of clumsy. That t-shirt is wicked. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh man, I have the Mega Power Bear. You should check it out. Dude, that's so cool! Chris, oh god. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Oh, yeah. They're our grandparents. I see. Oh, geez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks,
tell her everything is fine. Sure. No problem. Cool. See you around then. Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Talvolta questa storia ti fa un attimo riflettere, perché ogni domanda che rispondiamo, se noi rispondevamo prima così, cambiava la storia. Ok, dipende da come rispondiamo. In questo caso io facciamo un strappo alla regola, facciamo quello che c'è. No, you did the right thing. But listen, we can't let anybody know. We have to keep a low profile out here. He's like my age. I bet you would have done the same exact thing. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's over. Daniel, remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? Bene. Abbiamo, in teoria ci sono delle regole da rispettare, però le abbiamo concesse. Bene. Allora, adesso mi fermo qua col video, perché sennò diventa troppo lungo il video. Mi raccomando, iscrivetemi al mio canale, commentate, fate mi piace al video. Se avete dei suggerimenti, se avete già giocato a questo gioco e avete dei consigli su altri giochi da giocare, da provare, scrivetemi. E ricordatevi che ho il gruppo Telegram, che lascerò in descrizione il link per entrare, capito? Quindi ci vediamo prossimamente al prossimo video. Ciao ciao!